Il nostro weekend a Budapest è incominciato nella parte di Buda, e in particolare dal castello, dove una volta alloggiavano i reali. È una zona veramente molto bella e caratteristica, perché è possibile ammirare il resto della città dall'alto. Spostandoci verso l'hotel c'è poi la chiesa di Mattia. E subito di fianco i bastioni dei pescatori. Questa è stata la location del nostro matrimonio l'anno scorso. Scendendo poi dai bastioni, siamo arrivati vicino al Danubio, dove abbiamo fatto una passeggiata e ammirato il Parlamento dalla sponda opposta. Questo è uno dei principali simboli della città, e forse non lo saprete, ma è il secondo Parlamento più grande al mondo. Abbiamo alloggiato all'Hilton Hotel dove ci siamo sposati l'anno scorso. E sempre dall'anno scorso avevamo una notte in suite. Questa era la nostra camera con una vista pazzesca. Come vi raccontavo nello scorso vlog, siamo qua per festeggiare il nostro anniversario e oggi è proprio un anno esatto da quando ci siamo sposati proprio in questo hotel e come avete visto abbiamo una camera fantastica che dà sui bastioni dei pescatori e non riesco a smettere di guardare insomma la vista perché è veramente molto molto bella e anche stamattina a colazione avevamo un tavolo proprio attaccato alla finestra che dava sui bastioni e stamattina non c'erano praticamente turisti quindi era tutto deserto. Molto molto bello. Rispetto all'anno scorso adesso ci sono sicuramente molte molte più persone. Quando ci siamo sposati noi, vabbè, l'hotel era chiuso, ma anche fuori non c'erano turisti, era deserto e fa quindi un po' strano adesso vedere invece che è tutto ripopolato. Ieri ce la siamo presa con calma, abbiamo girato la parte qua di Buda, come vi accennavo, abbiamo passeggiato un po' sul Danubio, abbiamo poi passeggiato un po' all'interno dove diciamo di solito non vanno i turisti, quindi ci sono soltanto i locals, quindi abbiamo visto qualche posticino tipico, abbiamo preso nota, ci siamo goduti un po' la bella giornata perché alla fine faceva abbastanza caldo ieri, non ero preparata, oggi invece sembra un po' freschino quindi mi porterò dietro il cardigan, però è una bella giornata anche oggi. Ne approfitteremo per andare all'Isola Margherita che è un altro dei miei posti preferiti qua a Budapest, di nuovo forse meno turistico però è veramente una bella zona. Molte persone vanno per fare attività, ci sono anche delle vere e proprie piste con un asfalto particolare per chi vuole correre, fare attività, penso abbiano anche delle piscine, ma soprattutto hanno un sacco di bei giardini, è una zona molto verde, carina. E poi il resto della giornata la passeremo nella parte di Pest, faremo una passeggiata eccetera e poi per sera torneremo invece qua e ci troveremo un posticino qui dove andare a festeggiare il nostro anniversario. Faccio così perché in realtà tutta questa vacanza è un festeggiare, quindi non è che abbiamo bisogno di una cena particolare, però insomma cerchiamo di godercela finché siamo qua. L'isola Margherita è forse una meta non troppo turistica. È un isolotto sul Danubio in cui ci piace molto passeggiare perché è pieno di zone verdi. Ho provato a filmare uno scoiattolino che ho intravisto ma non ci sono riuscita. Ho diverse foto di me da piccola vicino a questo laghetto e ho pensato di ricrearne qualcuna.
Abbiamo poi pranzato in questo bistro di fronte al Parlamento, che propone sia cucina locale che europea. Durante il nostro weekend ci siamo imbattuti anche in una sorta di fiera del libro. Non siamo stati alle terme, purtroppo, però abbiamo visto Gellert da fuori. Oltre alle terme è anche un bell'hotel. Sono tornata a casa da Budapest già da qualche giorno, è stato bellissimo il weekend. Vi dirò, non pensavo che avrei filmato qualcosa perché volevo veramente staccare la spina e rilassarmi, poi invece mi è capitato di filmare qualcosine, quindi ve l'ho messo in questo video qua. E nelle schede qua sotto in descrizione vi lascio il link della diretta che ho fatto su Twitch, in cui cerco di rispondere un po' a tutte le domande che mi avete fatto su Budapest: che cosa vedere, quanto costa, che cosa mangiare, e eccetera eccetera. Ci sono anche dei piccoli aneddoti della vacanza, magari qualcosa vi racconto anche adesso, ovvero partiamo proprio dalle difficoltà iniziali. Il nostro viaggio non è partito nel migliore dei modi, perché a Malpensa il check-in per il nostro volo l'hanno fatto fare assieme ad altri 3 voli diversi, quindi vi lascio solo immaginare il casino di gente, la gran confusione. Dopo un'ora di attesa poi ci hanno fatto mettere da parte e passare avanti praticamente tutti gli altri della fila, e al check-in mi hanno pure, tra virgolette, contestato il Green Pass perché la signora non riusciva a contare dal giorno della mia seconda vaccinazione al giorno del check-in. Glielo abbiamo detto più volte, fatto anche vedere sul calendario, lei continuava a contare con le dita, non riusciva ad arrivare a 15, però per fortuna è andato tutto bene, quindi un attimo di nervosismo perché io non reagisco bene a queste cose, quindi sono partita un attimo nervosa, poi è andato tutto alla grande. Una cosa invece molto carina che ci è successa: una mattina mentre eravamo a fare colazione in hotel ci ha fermato uno del personale e ci fa: ma voi vi siete sposati qui l'anno scorso? E abbiamo detto sì sì, siamo venuti apposta, io ero quello che ti ha tirato indietro la sedia per farti sedere al tavolo, no, appena ero arrivata insomma nella sala del ricevimento. E mi ha fatto un sacco strano che si ricordasse, perché questa è una location in cui si sposa tantissime persone. Nel weekend in cui noi eravamo in vacanza lì a Budapest si sono sposate almeno 5 persone soltanto lì nell'hotel, quindi come vi dicevo è una meta molto ambita, molto molto bella, e mi ha fatto strano che si ricordasse proprio di noi, che ci riconoscesse. Probabilmente perché è stata una circostanza molto molto particolare. Vi accennavo nell'altro video che l'hotel l'anno scorso era chiuso ma aperto soltanto per noi, quindi forse quello, non lo so. Comunque ci ha fatto strano, ma molto molto piacere, cioè strano in senso positivo, ci ha fatto molto piacere, e ci ha offerto 2 calici di prosecco alle 8:30 del mattino. Io non ho mai bevuto la mattina, figuriamoci alle 8:30 a colazione, però è stata un'esperienza anche questa da mettere in lista. Adesso che sono qui a casa vorrei passare tutto il giorno così come il mio gatto, a non fare niente, beato lui che non ha alcuna preoccupazione. Io di nuovo sono stressata perché non mi piace di nuovo la sistemazione dello studio, e quindi ho tutto in giro, tutto sotto sopra, non ve lo faccio vedere, mi vergogno veramente troppo. Però un piccolo update per quanto riguarda il rialzare i volumi manga. Molti di voi erano rimasti incuriositi. Su TikTok mi è capitato un video, tra parentesi, mamma mia, io vi lascio questo spoiler di un TikTok che ho registrato oggi, che mi vergogno troppo a pubblicare, ma è sul mio audio preferito di sempre e ha a che fare con l'attacco dei giganti. Niente, se mai lo pubblicherò poi vi metterò il link. Comunque, mamma mia, dignità, arrivederci. Comunque mi era capitato questo video in cui una persona faceva vedere che aveva costruito un rialzo utilizzando degli scarti appunto di cartone come avevo fatto io, ma lo spessore l'ha fatto utilizzando i rotoli di carta igienica. Come non mi è venuta in mente una cosa del genere? E quindi niente, sto collezionando i rotoli esauriti di carta igienica per fare sto benedetto ulteriore rialzo. Ve la butto lì, magari può essere utile anche a voi, non lo so. E in tutto questo ho appena sfornato i miei fantastici biscotti avena e cioccolato,
E nulla, buona merenda a me. Alla fine questa settimana non ho filmato nient'altro, quindi non sapevo bene come chiudere questo video. Io spero vi abbia fatto piacere venire un po' con me in giro per Budapest. Per me è stato un bellissimo weekend, ci sono stata tantissime volte, però è una città che comunque non mi stanca. Un po' per la sua bellezza e atmosfera, un po' per quello che significa per me. Una città che io vivo con tantissimo amore e che sa un po' di casa alla fine. Hanno vissuto lì per tanti anni i miei nonni, c'è nata mia mamma vicino a Budapest, si sono sposati i miei genitori e adesso pure io mi sono sposata lì, quindi condivido tante cose con quel posto. È stato magico tornarci dopo un anno perché è se sempre passato tantissimo tempo, non solo un anno. Forse per la situazione particolare che tutti quanti stiamo vivendo e per tante cose che mi sono successe a livello personale, sembrava passata veramente una vita e mi ha fatto strano, anche se in senso positivo, ritornare dopo un anno e vedere tutto così tanto cambiato. A partire dalla città che era popolata di un sacco di gente, mentre l'anno scorso non c'era nessuno. Tornare, tra virgolette, un po' a una normalità, ecco. È stato anche molto strano tornare a volare dopo 2 anni o qualcosa di più, prendere l'aereo, insomma. E non la farò tesoro di tutte le energie, le cose belle successe in quel weekend perché mi serviranno nei prossimi giorni. Ogni tanto, non so voi, è bello staccare e non far finta che non ci siano problemi nella vita di tutti i giorni o che non ci siano delle responsabilità, però proprio staccare. Per recuperare quelle energie che poi ti permettono di affrontare la vita di tutti i giorni con un po' più di carica, con un po' più di forza, ecco. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao!